me è una grande sfida, la nostra grande sfida olimpica, perché è vero, è così, gara nella gara, noi ci divertiamo a sfidarsi una volta all'anno tra medagliati, iniziamo giocando, iniziamo prendendoci in giro, ma poi alla fine l'agonismo di ognuno di noi salta fuori e con gli amici Antonio Rossi, Yuri Chechi, Pietro Piller e tanti altri ci troviamo per divertirsi, fare fatica e perché no cercare di vincere. Sfida olimpica inside, dentro la Gran Fondo Sportful Dolomiti Race, quest'anno ha cambiato formula, si farà il lungo, si fa il lungo, ma tutto insieme? No, ci dividiamo ai settori, un po' come faceva il grande Silvio Fauner e i suoi compagni nelle staffette olimpiche, ognuno di noi avrà un suo settore, più o meno ognuno di noi farà una salita. Fortunatamente non mi toccherà il Mangue, spero nei prossimi anni sarà così, anche se sono venuto a pedalarmelo. Punti prestabiliti e vince chi vince, la squadra che arriva prima sulla linea d'arrivo, chi riesce a tornare per primo a Feltre, prevedo grande bagarre come sempre. Beh, chi vince la sfida olimpica? Gli azzurri siamo noi, diciamo così, e poi alla fine vince sempre tutto il gruppo, perché siamo un gruppo, veramente un gruppo di amici, lo scopriamo ogni anno sempre di più, vinca il più forte azzurri, ciao! Le squadre erano due, la squadra gialla con Rossano Galtarossa, Pietro Piller Cotter, Silvio Fauner e Antonio Rossi. La blu, quella dove c'ero io, c'era Yuri Chechi, Paolo Bettini e Gabriella Paruzzi. Io ho fruttato il Mangen è veramente tosto come passo, molto lungo, però è stato bello comunque perché alla fine l'ho fatta con Pietro e bene o male, nonostante la fatica, siamo riusciti anche a divertirsi un pochettino. Spero il prossimo anno di ritrovarmi in questa bellissima sfida, spero di nuovo di venirne fuori da vincitore, però questa volta spero di arrivare insieme alla mia squadra.